Buonasera visualizzazioni e bentornate in questa nuova puntata di Sottobosco. Qualche giorno fa abbiamo parlato dei deepfake, o perlomeno siamo incappati insieme in un sito pieno zeppo di video hard deepfake. E tanti di voi mi hanno chiesto, ma che cosa sono questi deepfake? Che è sta roba? Da quando queste celebrità, come per esempio Jenna Ortega, Emma Watson, un sacco di gente, hanno fatto questi video qui? E la risposta è probabilmente mai, o perlomeno non possiamo dire che non abbiamo mai registrato per fatti loro dei video hard, ma non hanno mai partecipato a grandissime produzioni, quindi quello che vi siete trovati davanti insieme a me quella volta in realtà è un grosso problema che c'è e che si è evoluto tantissimo in questi ultimi anni. Quindi oggi parliamo di deepfake, oggi parliamo di tutta questa tecnologia qui e vediamo un attimino sia come funziona, sia da un punto di vista legale quali sono i problemi, ma più che altro da un punto di vista pratico. È un qualcosa a mio parere estremamente pericoloso se utilizzato male, perché nelle mani sbagliate può arrivare a distruggere delle vite. Quindi, prima di parlarne, prima di mandare la sigla, vi ricordo semplicemente che la maglia che indosso è di Pampling, una maglia ispirata alla serie di One Piece, e la trovate sul loro sito. Tra l'altro, utilizzando il mio codice sconto Gematria tutto maiuscolo, riuscirete ad ottenere un ulteriore sconto su tutta la spesa che farete, ottenere delle calze gratis e ovviamente aiutare tutto ciò che facciamo qui. Ora però basta con le chiacchiere, mandiamo la sigla e poi andiamo a vedere più da vicino tutta questa storia di deepfake. Dunque ragazzi, i deepfake, era ora che ne parlassimo, comunque sia, cerchiamo di dargli un attimino una definizione per capire che cosa sono. Il deepfake è una tecnologia ingannevole, tra virgolette, in quanto riesce a creare artificialmente foto, video e audio che apparentemente sembrano fedeli e reali, ma in realtà sono dei falsi clamorosi. Ed è ciò che ci siamo trovati davanti la volta scorsa. È effettivamente qualcosa a cui stare parecchio attenti, è un qualcosa che in realtà le persone piace, nonostante si sappia che è finto. Il termine deepfake è un neologismo tra la parola fake, falso, e la tecnica del deep learning, l'apprendimento profondo, un campo di ricerca nell'apprendimento automatico del machine learning. Quindi si tratta semplicemente di rielaborazione di dati già esistenti che si basano sull'intelligenza artificiale. Quindi, innanzitutto, com'è possibile che ci sia la faccia di certe attrici non hard in video hard? Semplicemente è una tecnica di fotomontaggio e videomontaggio molto avanzata, che come già detto sfrutta l'intelligenza artificiale e combina la faccia di un'attrice con tutte quante anche le microespressioni facciali, la voce, tutta una serie di microcampionamenti che vengono poi rielaborati e integrati nel video che si sta mettendo su. Quindi, in concreto come funziona? Il viso di qualcuno, la voce, le espressioni e tutto quanto viene innestato all'interno di un video nel quale non è mai stato presente. Persino i movimenti di quella persona possono essere alterati per creare una situazione che non è mai esistita. Oppure potrebbe succedere l'opposto: la persona, esattamente com'è, potrebbe essere messa in un contesto nel quale non è mai stata, per i più disparati fini. Adesso non pensiamo soltanto a fini con city art e cose del genere, ci sono tantissimi scopi, soprattutto un po' malevoli, che la gente potrebbe mettere su per un proprio tornaconto personale, per un qualcosa che vuole fare, semplicemente per generare del caos. Naturalmente questo travisamento dell'identità, dell'immagine, del profilo psicologico morale di una persona rappresenta una gravissima minaccia per la riservatezza e la dignità degli individui, perché in questo modo si vanno a ledere innanzitutto quelli che possono essere immagini, diritti alla privacy, ma non solo. Qui siamo oltre la diffamazione, qui siamo oltre tutta questa roba, perché si tratta di un qualcosa che non solo non è mai successo, ma vengono fabbricate delle prove false a sostegno di qualcosa che non è mai successo. Questo tipo di cose potrebbero andare a intaccare la dignità della persona, potrebbero andare ad intaccare la credibilità lavorativa di quella persona, la credibilità anche a livello privato. Tutto quello che si può distruggere un deepfake riesce ad intaccarlo molto bene. Originariamente queste tecnologie deepfake erano molto costose ed erano utilizzate soprattutto in ambito cinematografico, magari per creare degli effetti speciali, pensate a Star Wars, tutti gli alieni che ci sono, o magari, non lo so, era uscita male una scena, si voleva farla un po' più deepfake. Negli ultimi tempi però, soprattutto dal post pandemia, queste applicazioni hanno cominciato a diventare sempre più alla portata di tutti, addirittura arrivando a un telefono, arrivando su uno smartphone, dando in mano alla gente comune, tra
virgolette, uno strumento potentissimo con il quale si può effettivamente fare del male a qualcuno, il tutto rendendolo un'applicazione da Play Store praticamente. Ed è questo il motivo per cui bisogna mettere al corrente le persone del fatto che esistono i deepfake e del fatto che potrebbe capitare qualcosa del genere e come difendersi. Infatti, non giriamoci intorno, queste tecnologie vengono utilizzate ad oggi dalla gente comune soprattutto per screditare, ricattare qualcuno e compromettere la vita di quelle persone che a loro insaputa molto spesso diventano vittime di deepfake. Conseguenze di tutto questo: danni psicologici, danni sociali, ma anche economici, perché non sappiamo se per esempio un insegnante, mettiamo caso una ragazza insegna all'asilo, viene fabbricato un suo video così per vendetta che non è mai stato registrato davvero e viene messo in giro, magari mandato anche al datore di lavoro. Questa ragazza probabilmente verrà licenziata, non lo sappiamo, nonostante sia una cosa, nel senso, non stiamo qui a demonizzare cose, però registrarlo e mandarlo così è un altro discorso, purtroppo un discorso molto complicato, anche abbastanza ingiusto, che però guarda caso. Ovviamente questa tecnologia può essere utilizzata purtroppo per gli scopi più disparati, dai peggiori ceffi che ci siano in giro. Per esempio delle immagini di deep nude, che sono semplicemente il tipo di deepfake in cui si generano immagini hard. Insomma, queste immagini possono essere utilizzate magari da ex partner, ma adesso non pensate che sia un qualcosa fatto soltanto al genere femminile, a tutti. Comunque sia, possono essere utilizzati da ex partner per fare revenge all'ex partner, possono essere utilizzati da qualcuno per screditare di nuovo quello che dicevamo prima, e tutto questo è punito dall'articolo 162 del codice penale. Vorrei un attimo anche specificare questa cosa qui: non vivete nel mondo delle fiabe in cui fate questa roba e nessuno vi vengono a prendere. Questa norma infatti punisce chi, dopo aver prodotto questa roba o magari averli anche sottratti, perché potrebbero anche essere veri, invia, consegna, cede e pubblica a terzi immagini o video che rappresentano qualcosa che potrebbe ledere la dignità altrui, un qualcosa destinato ad essere privato e invece un qualcosa che viene mandato in giro semplicemente per screditare quella persona e per distruggerle la vita. Nel caso del deepfake però si aggiunge gravità alla questione, perché non solo si tratta di immagini esplicite, ma si tratta di qualcosa che non è mai successo, quindi un qualcosa che è stato creato ad hoc in maniera anche molto metodica per screditare una persona. Per giunta, questa penso che sia la cosa più brutta, questa tecnologia sta venendo utilizzata ultimamente anche per produrre contenuti espliciti di minori, perché effettivamente dopo tutto il processo che abbiamo detto prima non è che ci voglia tanto, e soprattutto prima che arrivi qualche Einstein qui sotto a dirmi allora perché ne stai parlando queste cose, tranquillo che esistono anche se non ne parlo io, non ti preoccupare, al massimo dopo questo video qualcuno potrebbe essere un po' più informato al riguardo e stare più in guardia, perché infatti tutto questo ambaradan di cose non serve che le descriva io, vengono utilizzati quotidianamente per creare cyberbullismo. E in parole povere, ragazzi, purtroppo la tecnologia del deepfake è passata dall'essere un qualcosa che si usa al cinema all'essere un qualcosa che si usa semplicemente per fare soldi, molte volte, perché questi video a volte vengono addirittura venduti e spacciati per originali da degli scammer, da dei truffatori. E lì c'è anche da dire che chi arriva a comprarsi questa roba ha un bel problema, più di uno probabilmente, ma questa roba è pesante, tanto pesante, ne sento davvero molto poco parlare, o magari da qualcuno che non è abbastanza informato sulla cosa e la tratta come una creepypasta con due righe in croce. No, invece è un qualcosa a cui stare attenti, è un qualcosa da prendere in considerazione che esista, e basta, questo è quanto. Volevate sentirmi parlare di questa roba qua e l'abbiamo fatto. Detto questo, aspetto di sapere che cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti, se conoscevate già tutta questa faccenda, fatemi ovviamente sapere. Qui sotto in descrizione vi lascio tutto ciò che può esservi utile e noi ci vediamo alla prossima.